Sport Sotto le Stelle e Guido Campana. Guido Campana e Sport Sotto le Stelle, appuntamento che si rinnova anche quest'anno per introdurlo. Ci sono delle novità particolari. Sempre Guido Campana a fianco Mimmo Sciamanna, che non mi dimenticherò mai. Novità, sì, tanti sport, abbiamo più di 100 attività sportive, ci sono tanti sport nuovi. Dicevo prima il verticalismo, cioè il Mamanet, un gioco nuovo che non è pallavolo ma non è neanche pallamano, quindi è un misto, bello a vedere. La ruzzola con le pizze di formaggio, anche un gioco popolare. Poi tante attività particolarmente belle in giro, speriamo che la gente ci sia perché sarà un momento di divertimento, curiosità, artisti di strada itineranti, spettacoli, balli, musica, beh ce n'è per tutti, quindi credo che dalle 6 in poi potremo divertirci perché Teramo penso che possa accogliere tantissime attività sportive e le ringraziamo perché senza di loro Sport Sotto le Stelle non potrebbe vivere. Il programma quale sarà del prossimo weekend? Il prossimo weekend ci abbiamo dalle 18 in poi Sport Sotto le Stelle Sub. La domenica mattina c'è la Strateramo, che è una sorta di maratonina passeggiata per il centro storico, e poi c'è la maratonina a 6 zampe con gli animali. Quindi abbiamo inserito questi 2 appuntamenti perché credo che sia lo sport per tutti, e 2 giorni particolarmente belli. Io devo fare i complimenti veramente all'amministrazione che contiene questa iniziativa insieme a Guido Campana, quindi a tutti gli sponsor, a tutte le società e le federazioni che partecipano, gli enti di promozione. Ma questa è un'iniziativa che è iniziata diverso tempo fa, è stata fatta diciamo, CONI e Comune quando c'era Campania, è stata una manifestazione che è stata premiata anche a livello nazionale, quindi è sentitissima e quindi veramente io mi auguro che il tempo sarà sicuramente dalla nostra parte, che ci sia tante persone e tanti sport che possono essere praticati, quindi fare sport è importantissimo sia per la salute che per i meno giovani che più e i giovani. Sì, è una manifestazione davvero importante, davvero imponente, che raccoglie tantissime discipline sportive, tantissime associazioni nella nostra meravigliosa città, nel nostro centro storico che davvero si anima con queste attività e soprattutto dà l'opportunità a tanti giovani di conoscere le discipline sportive e di poterne scegliere qualcuna per la propria vita. E quest'anno siamo nuovamente, come dire, al fianco di tutte le istituzioni, organizzazioni, associazioni che promuovono la manifestazione. In più abbiamo un palco dove si esibiranno alcune associazioni sportive proprio affiliate al Centro Sportivo Italiano. E sarà un weekend importante anche perché poi nel giorno successivo ci sono 2 eventi in contemporanea che ci riguardano da vicino. Uno è la Maratona 6 Zampe che organizziamo da 5 edizioni e l'altro è la Strateramo, che è un nuovo evento che è sostanzialmente realizzato da una nostra associazione affiliata, quindi siamo pienamente coinvolti nella 2 giorni teramana.